Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore continua a chiamarci a conversione e lo fa proprio attraverso questo luogo di pace dove la Vergine Maria da sempre continua a indicare il figlio suo. Dove c'è Gesù, c'è la nostra salvezza. Oggi, nella memoria di Santa Cecilia, Vergine e Martire, vogliamo celebrare l'Eucaristia per poter cogliere l'amore di Dio, la sua volontà proprio attraverso la sua parola. Vogliamo cibarci del suo corpo per essere davvero seguaci di Cristo, davvero incarnare la sua volontà. E allora riconosciamo le nostre mancanze per partecipare degnamente ai santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera e per intercessione di Santa Cecilia, Vergine e Martire, rendici degni di cantare le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Ecco Ecco lo lo sposo. sposo. Incontro a Cristo Cristo Signore. Signore. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Ecco lo Ecco lo sposo, sposo, andate andate incontro incontro a a Cristo Cristo Signore. Signore. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. Ecco Ecco lo lo sposo, sposo, andate andate incontro incontro a a Cristo Cristo Signore. Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Questa è la Vergine saggia che il Signore ha trovato vigilante. All'arrivo dello sposo è entrata con lui alle nozze. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presso le loro lampade uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutti quelli vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lodi a Dio Cristo. Ascoltando questa parabola dal Vangelo di Matteo, è semplice cadere nella tentazione del dove collocarsi, chi siamo noi. Chi siamo noi, se siamo quella parte saggia che ha preparato la lampada e anche l'olio, oppure siamo quella parte stolta che ha preparato la lampada ma si è dimenticata di preparare l'olio. Vedete, ogni parola che Gesù dice è una parola che chiarifica la nostra esistenza. Ed è proprio attraverso questa parola, questo Vangelo, che il Signore continua a dirci quella volontà che ognuno di noi è chiamato ad esercitare nella vita dello Spirito, nella propria vita, nella vita che Dio ci ha donato. Perché l'immagine è proprio quella delle lampade, perché l'immagine è proprio quella dell'olio che alimenta la lampada. Perché la nostra vita non può essere tale se non illumina. La nostra vita non può essere riconosciuta vita se non porta luce. Eppure sempre più spesso il mondo cerca di condurci dove? Di condurci verso le tenebre, verso quei luoghi dove tutti quanti noi siamo uguali. Mentre Gesù stasera, attraverso questa immagine, ci dice che ognuno di noi è chiamato all'esclusività della propria vita, che ognuno di noi è chiamato alla responsabilità della propria vita, che cosa comporta? Comporta essere attenti, comporta il comprendere per quale motivo noi siamo nati. E penso che una vita che non illumina i fratelli, sia una vita persa, una vita che non illumina i fratelli, che non porta luce in questo mondo, sia una vita che non porta frutti. Eppure la cosa
più bella, sì, che questo Vangelo ci dimostra è il fatto che Gesù stia parlando attraverso questa immagine parabolica di 10 vergini. Questo numero non è un numero a caso. Questo numero è il numero della perfezione, 10. Eppure nella perfezione del numero, nella perfezione della persona che è rappresentata dalle vergini, c'è sempre la nostra volontà. C'è sempre la nostra volontà di vivere la nostra esistenza o secondo la volontà dello sposo verso il quale siamo rivolti e che noi dobbiamo attendere oppure perdere il nostro tempo. Non so se avete notato, ma ad un certo punto le lampade delle vergini stolte si stanno per spegnere. E allora qual è la tentazione? È quella di chiedere olio a coloro che hanno avuto l'attenzione di portarne dell'altro, una riserva. Ma questo che cosa avrebbe comportato? Forse dal punto di vista umano qualcuno direbbe: ma era opportuno che le vergini sagge dessero un po' del loro olio a queste vergini disattente o stolte? E invece no, perché la vera saggezza che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che se le vergini attente avrebbero condiviso questo olio, questa riserva con le altre 5 vergini, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che la lampada si sarebbe spenta per tutti e lo sposo arrivando cosa avrebbe trovato? Non avrebbe trovato nulla. E allora, vedete, la presenza di queste vergini attente rincuora la nostra anima. La presenza di queste vergini attente rappresenta la Chiesa tutta che attende il ritorno del Signore. E nella memoria di Santa Cecilia non possiamo non ricordare il significato di questa Chiesa che dona la vita. Santa Cecilia è una vergine e martire, una che non rinuncia al suo sposo, una che non rinuncia a colui che deve venire, una che non rinuncia all'amore vero, una che per l'amore vero dona la vita. E allora, più che chiederci da quale parte siamo, se siamo attenti o siamo disattenti, qui, in questo luogo di Maria, siamo chiamati a fare una scelta. Vogliamo attendere il Signore che viene, e lo vogliamo attendere con la lampada della nostra fede accesa, con attenzione, perché non ci siano giorni della nostra esistenza dove questa lampada muore, si spegne, perché le tenebre avanzano. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere grazia, dobbiamo pregare insieme, e qui è il luogo dove Maria ci dice: pregate il Santo Rosario. Penso che tutti quanti noi sappiamo che cos'è il Santo Rosario, ma non è mai abbastanza, perché se il Santo Rosario è la vita di Cristo, noi di Cristo non conosciamo mai fino abbastanza, ma dobbiamo scoprirlo ogni giorno, e per scoprire Cristo ogni giorno c'è bisogno della nostra volontà, del nostro desiderio, del nostro sentimento. E allora sia proprio la Vergine Maria con Santa Cecilia ad intercedere per noi, affinché nel momento in cui lo sposo arriverà e si presenterà alla nostra vita, noi con la lampada accesa possiamo entrare festanti nel luogo che Lui per noi ha preparato. Amen. Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione di Santa Cecilia, che ha testimoniato l'adesione a Cristo nell'esercizio della carità eroica. Preghiamo insieme e diciamo:
Santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprime nella vita dei fedeli e dei pastori le perenni fecondità dello Spirito. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciale vocazione al servizio del popolo di Dio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché i giovani, portatori di speranza, sentono il desiderio della santità come primavera dello Spirito. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere delle carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Presentiamo al Signore in questo momento le preghiere che ci portiamo nel cuore, affinché proprio per le mani della Vergine Maria, la tutta bella, e per l'intercessione di Santa Cecilia, le nostre intercessioni possano essere accolte. Padre Santo, guarda la tua Chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio. Fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Cecilia, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine
e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Chi può si inginocchi. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutti gli ordini sacerdotali. Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Santa Cecilia, San Francisco e Jacinta, Marto, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, beati siamo noi, gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno.
Preghiamo. Padre che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che sull'esempio di Santa Cecilia, Vergine e Martire, portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù, per aderire a te unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga in eterno e per sempre. Amen. Siate testimoni fedeli di questa vita che è luce e che Dio ha chiamato a condividere con tutti. Nel suo nome andate in pace.